Leonardo, famosa in tutta Europa. Fa parte di una flotta ecologica e ha vinto numerosi premi. È più lunga del Ponte di Londra. Messi insieme, i suoi ponti coprono un'area superiore a 20 campi di calcio e può trasportare quasi 3.800 passeggeri in ogni crociera. I 1.000 membri dell'equipaggio che trascorrono la maggior parte del loro tempo in mare... Ciao, mamma! ...sono costretti a ritmi di lavoro intensi. Ora cosa dirò agli ospiti? Allora, volete vedere? Lavoriamo e viviamo qui. Durante questa crociera, il comandante russo si preparerà a passare le consegne al nuovo comandante, mentre una verifica generale in tutta la nave impegnerà al massimo l'equipaggio. Una nuova rotta, qualche finale a sorpresa e diversi nuovi indizi accompagneranno la Serena per tutta questa durissima settimana. Il nostro lavoro è così. Questa è la vera vita a bordo di una nave da crociera come non l'avete mai vista prima d'ora. Questa ultima crociera metterà a dura prova questa città di metallo galleggiante e mostrerà cosa significa vivere e lavorare su uno di questi giganti dell'oceano. La Costa Serena attracca a Venezia per l'ultima volta in questa stagione. Molto presto lei e i suoi 3.800 passeggeri usciranno dal porto e navigheranno in nuove acque. Signore e signori, un po' di attenzione, prego. Intanto, buon pomeriggio a tutti. Oggi, nei negozi del ponte numero 5, potete avere il 50% di sconto su t-shirt, pullover e giubbotti della Costa Serena. Non perdete questa occasione. La Serena ha percorso lo stesso itinerario per 7 mesi e ora che è arrivato l'inverno cambierà rotta. Dobbiamo andare verso il bel tempo. E poi ci dirigiamo... Siamo come degli uccelli, andiamo sempre verso il caldo. Quando uno pensa a una nave da crociera, pensa ai tuffi in piscina, alla bronzatura e alle gite nei porti. A nessuno viene in mente la neve o la pioggia. Per il comandante russo questo è l'ultimo viaggio. Alla fine della settimana scenderà dalla nave e passerà il comando a un nuovo comandante. Il comandante russo dovrà assicurarsi che la nave sia in perfetto ordine prima del passaggio di consegne. Anche questo. Questa settimana il comandante effettuerà una verifica generale della nave, oltre a organizzare un'esercitazione con un elicottero per un'evacuazione d'emergenza. Un nuovo itinerario unito a una settimana di controlli terranno l'equipaggio molto occupato fino al momento del suo sbarco. Stapperanno tutti lo champagne, festeggeranno e diranno finalmente se ne va. È questa la verità. Grazie. Il braccio destro del comandante Attilio Sissa, l'hotel dai Rector, sta preparando una settimana di festeggiamenti in onore del suo collega e amico. Molto bene. Una serata di gala sontuosa e un buffet a mezzanotte sono soltanto due degli eventi a cui sta lavorando. Sì. Il direttore del servizio clienti, Edouard, si occuperà del buffet di mezzanotte, ma in questo momento alcuni visitatori provenienti dagli uffici centrali lo stanno tenendo piuttosto occupato sul Ponte 11, una delle più grandi spa galleggianti del mondo, la Samsara. La spa è particolarmente apprezzata dai croceristi durante la stagione invernale. Insieme a una nuova stagione e a una nuova rotta, ci sono cambiamenti anche nel programma degli spettacoli. Sono saliti a bordo nuovi artisti e si sono già messi al lavoro in teatro. Dal momento che nei loro spettacoli ci sono numeri acrobatici piuttosto pericolosi, tutti si augurano che il mare sia calmo. Ma gli ufficiali non credono di poterlo dare per certo. Per poter raggiungere spiagge più assolate, la nave dovrà comunque attraversare delle zone tristemente note per la presenza di forti venti e di onde enormi. È il luogo peggiore di tutto il Mediterraneo. Dobbiamo metterci al lavoro per poter cominciare a pianificare una rotta. Sono acque pericolose. Ora voglio vedere il passaggio vicino Napoli. Gli ufficiali dovranno fare affidamento su tutti gli ultimi ritrovati tecnologici della nave per poterla mantenere in assetto costante. La responsabile della costruzione della Serena salirà a bordo tra poco per incontrare il comandante russo. Quando il comandante lascerà la nave, passerà al comando dell'ultimo gigante della flotta. E l'ingegnere vuole discutere con lui alcune novità circa la progettazione del ponte di comando e vari miglioramenti tecnologici.
Beatrice Siri è un pezzo grosso dell'industria navale. È lei che ha progettato e costruito tutte le navi più recenti della flotta. Buongiorno. Beatrice vuole sapere dal comandante russo se le innovazioni fatte sulla Serena si sono rivelate utili. E costruendo questa nuova nave ha anche voluto soddisfare i suoi appetiti e la sua curiosità. 4D, cinema 4D. 4D? Sì. Quindi significa che bisogna indossare gli occhialetti? Sì, è in tre dimensioni più... Quindi è come se stessi dentro il film? Le poltrone che si muovono. Puoi muoverti insieme agli attori. E si sentono anche degli odori. Sarebbe divertente poter fare una scena di sesso, una scena erotica. I costruttori che lavorano per Beatrice hanno dovuto vincere alcune classiche superstizioni da marinaio, insieme a cose come portare un ombrello sulla nave o pronunciare la temutissima parola Titanic. Si dice anche che avere una donna a bordo porta sfortuna. Anche quando vado nella sala macchine, oppure sul ponte di comando, vedo sempre qualcuno che mi guarda così. La prima volta che sono entrata in una sala macchine, è arrivato un tizio enorme che si è piazzato dritto davanti a me e mi ha detto: qui dentro non voglio donne. E io gli ho risposto: temo proprio che dovrei cambiare idea. Impavida e risoluta, Beatrice discuterà il progetto del ponte di comando nel dettaglio insieme a Christian e al comandante russo. Quello per fare le chiavi. Nell'atrio i meccanici stanno affrontando un problema. Durante un recente temporale il mare grosso ha danneggiato la porta di un ascensore e stamattina l'intero pannello in vetro è andato in frantumi. La porta deve essere sostituita velocemente. I tecnici dovranno rimuovere e rimontare in fretta il grande pannello di vetro e dovranno riuscirci prima della partenza della nave. Oggi sembra che questo delle sostituzioni sia un po' il tema del giorno. Bashir, il nuovo cantante solista dello show di bordo, è sotto torchio. Il cast dello spettacolo non è per niente soddisfatto di lui. Ho provato con le urla, con i pianti, con le maniere forti, con le buone. Ho provato anche a fare la carina con lui, ad aiutarlo, a parlargli come ad un bambino. Ma niente. Io voglio che tu faccia del tuo meglio, capisci? La direttrice dell'agenzia di spettacolo è a bordo per discutere del futuro di Bashir sulla Costa Serena. I tecnici hanno trovato una porta di ricambio per l'ascensore. In caso qualcosa si guasti durante la navigazione, i tecnici devono avere a bordo tutte le parti di ricambio essenziali. Questi magazzini contengono di tutto, dalle porte degli ascensori alle ancore di riserva, dalle funi alla vernice e persino ai pezzi di ricambio più grandi. Ormai la maggior parte degli ospiti è salita a bordo e fra poco la Serena lascerà il porto. Bepi, il responsabile dell'animazione per adulti, ha fatto coprire il ponte delle piscine. Ha lavorato per molte ore e ha cercato di fare uno sforzo extra. Ultimamente ha avuto qualche problema con la direzione e ha deciso di cambiare atteggiamento. Ha fatto domanda per diventare assistente del direttore di crociera, ma sa di non piacere a tutti. È uno scorpione, io sono del toro. Siamo agli opposti. Deve parlare sempre, dice sempre quello che pensa senza riflettere. E forse non piace a tutti proprio per questo motivo. Imperterrito, Bepi continuerà a lavorare con il suo stile anche in questa crociera. Anche a Bashir è stata data una seconda possibilità. Lo spettacolo questa settimana andrà di nuovo in scena e per lui sarà l'ultima possibilità di successo. Il resto del cast si sta godendo un po' di tempo libero nel bar dell'equipaggio prima di iniziare una settimana di fuoco. Heather, una ballerina, e René, la cantante solista, sono diventate grandi amiche e a bordo si sono fatte una reputazione come vere festaiole. Ma forse qualcuno dei loro scherzetti non è stato molto gradito. Puoi ricevere fino a tre, no, cinque avvertimenti scritti. E poi devi andartene. Attualmente ne ho uno. René conosce bene il problema. Io e le ballerine siamo uscite da una delle cabine degli ufficiali tutte insieme. Stavamo solo bevendo qualcosa nella sua cabina. Ma qualcuno ci ha viste uscire, a me e a lei. E il giorno dopo tutti a dire che avevamo fatto un triangolo. Quindi ieri notte io avrei partecipato ad un'orgia? Non lo sapevo nemmeno, però. Beh, sono piuttosto fortunata. Ma solo su questa nave, però.
Ma certe cose possono anche significare il licenziamento senza alcun preavviso. Devi essere qui prima delle 5:30. Non lo so. In questo momento Paola deve occuparsi del licenziamento di alcuni suoi colleghi. Ce ne andiamo alle 6. Non imbarcarsi sulla nave può significare il licenziamento immediato. La Serena deve partire entro un'ora e Paola ancora non è riuscita a contattare un gruppo di colleghi che sono andati a fare shopping a Venezia. Sono già alle 4:30, avrebbero dovuto essere qui adesso. Tutto l'equipaggio deve essere a bordo un'ora prima della partenza e Paola spera che facciano in tempo. Per favore, ho bisogno di saperlo, ok? I tecnici sono riusciti a sostituire la porta dell'ascensore in tempo. I nuovi artisti devono lasciare il palco. Si esibiranno stasera, ma prima il teatro va pulito. Mentre la Serena si prepara a lasciare il porto di Venezia per l'ultima volta, Paola non ha scelta. I suoi colleghi hanno fatto ritardo e lei deve fare il rapporto. Dovranno salire sulla nave nel prossimo porto e affrontare il capo del personale, rischiando così il possibile licenziamento. La settimana sarà impegnativa per tutti i membri dell'equipaggio e tutti dovranno dare il meglio di sé. Mentre la Costa Serena entra in nuove acque e percorre una rotta diversa, l'equipaggio lavora strenuamente per combattere gli effetti del recente maltempo. Ogni volta che la Serena naviga nelle acque territoriali di una nazione, deve esporre la bandiera di questa stessa nazione per indicare il suo status di vascello amico e senza intenti ostili. Anche se la nave è tenuta a rispettare i regolamenti marittimi di ogni paese, la Serena è sotto la giurisdizione italiana. E ogni incidente, anche serio, come un atto di violenza o persino un omicidio, deve essere gestito seguendo la procedura italiana. Christian, il secondo ufficiale, ha attraversato il globo diverse volte e conosce bene le leggi marittime italiane. Ho navigato in quasi tutto il mondo. Una volta sono andato al Polo Sud e 20 giorni dopo ero al Polo Nord. Christian sa che l'ingresso in nuove acque a volte può riservare delle vere sorprese. Una cosa che mi è successa più di una volta, forse 5 o 6, è stata quella di dover soccorrere delle persone sulla costa sud di Cuba. Dei cubani che stavano cercando di scappare per raggiungere la costa americana. Una volta ricordo che su una barca di nemmeno 10 metri c'erano 40 persone. E rimasi scioccato. C'era anche una donna incinta. Ed erano tutti disperati. Christian sta preparando una strategia per cercare di affrontare al meglio una possibile perturbazione in arrivo. Quando le previsioni prevedono vento forte, lui e il comandante cercano sempre di navigare il più vicino possibile alla costa e di usare gli stabilizzatori della nave. Anche Bashir deve affrontare i suoi problemi. Ha un'ultima possibilità per cercare di convincere il cast artistico. Questa sua performance potrebbe essere la più importante di tutta la sua carriera a bordo. Quando l'equipaggio ha bisogno di una guida per superare i momenti difficili, si rivolge al cappellano.
Oltre ad aiutarli ad organizzare le loro riunioni di preghiera, si occupa anche del benessere del personale e ricopre in più un ruolo di consulente, di coordinatore sociale e di bussola morale. Ultimamente ha cercato un modo per risollevare l'umore dell'equipaggio e questa settimana è convinto di aver trovato la soluzione. Molti membri dell'equipaggio non vedono mai i ponti superiori della nave. E in effetti spesso una parte del personale lavora anche 6 mesi su una nave senza mai entrare nelle zone riservate agli ospiti. È stato deciso che uno degli spettacoli di questa crociera sarà riservato esclusivamente al personale. Molti di loro non sono mai entrati in teatro e nell'aria si respira già parecchia emozione. Anche Paola si sente su di giri. I suoi genitori sono a bordo e festeggeranno tutti insieme un evento speciale. Mia madre sta per compiere 70 anni. Vorrei tanto regalarle una bella serata, una serata unica. Ha chiesto il permesso di poter cenare con i suoi genitori nel Samsara, l'esclusivo ristorante della nave solitamente riservato agli ospiti della spa. I cuochi prepareranno per lei una torta di compleanno speciale. Non ho capito il perché dell'ultima manovra. Il vento è molto forte. A me sembra un errore. Il comandante russo inizierà fra poco la sua ispezione. Ha un nuovo addetto alla sicurezza a bordo, Gianfranco Lafauci, e dovrà valutarlo con cura prima di sbarcare alla fine della settimana. Se non avrà un futuro come addetto alla sicurezza, sicuramente ne avrà uno come modello. Penso che abbia un bel aspetto, ma questo lo dicono le donne. Non io, per me è come tutti gli altri. Questa mattina il comandante Christian e Gianfranco iniziano l'ispezione dai magazzini della nave. Devono controllare i piani bassi della nave, il luogo in cui si trovano diverse merci. Qui il disordine può rappresentare un pericolo d'incendio. Bashir vuole fare bella figura, ma René sembra aver esaurito la sua pazienza. Non è giusto. A me non sembra giusto. Insomma, noi sappiamo fare la nostra parte. Ci facciamo sempre in quattro. Lui e René devono trovare un modo per poter lavorare insieme. Qualche volta le critiche fanno anche bene, ma di certo io non vorrei mai ricevere delle critiche da René. Ansiosa di poter dare il meglio di sé sul palco, René si è persino sottoposta a un intervento di chirurgia plastica prima di salire a bordo. È come se avessero una vita loro. Gerald mi ha detto: «Senti René, non è che ora che ti sei fatta una plastica al seno devi metterlo in mostra in quel modo?» Avrei voluto dirgli: «Guarda che non sono io, sono loro che fanno tutto da sole». La nave arriva a Malta per la prima volta. Il porto della Valletta fa da maestosa cornice d'ingresso a questa antichissima isola, che si dice sia abitata da 7.000 anni e che entrò a far parte dell'impero romano nel 218 a.C. I due colossal cinematografici, Troy e il Gladiatore, sono stati entrambi girati a Malta. Questo paese del Mediterraneo è composto da un arcipelago di 5 isole, delle quali solamente 3 sono abitate. Ma oggi l'attenzione dei croceristi è tutta concentrata sull'isola di Malta e il porto della Valletta. Il comandante russo ha terminato la prima parte della sua ispezione di sicurezza e ha chiesto al suo amico Attilio qualche ora libera per poter visitare Malta insieme alla sua fidanzata Kerry, anche lei a bordo della nave. Attilio è molto impegnato nella preparazione del buffet di questa sera, ma Edouard e Rob dicono di avere tutto sotto controllo. Il programma è quello di nuotare coi delfini.
giusto, Attilio? Attilio? Troppo divertente. La muta gli stava così stretta e la pancia era... Lui cercava di farcela stare, ma poi quella usciva fuori da un'altra parte. Nell'ospedale del Ponte Zero c'è un membro dell'equipaggio che si è ferito e ha bisogno di cure. L'ospedale è in grado di affrontare quasi ogni tipo di emergenza medica e il dottore e l'infermiera Bianca si mettono subito al lavoro. Senti dolore? Ciao Paola. Allora ho qui delle lettere per due... Il cappellano e Paola hanno organizzato tutto per lo show riservato all'equipaggio e tutti quelli che non sono in servizio sono stati invitati a raggiungere il teatro per godersi lo spettacolo. Più tardi ci sarà un rinfresco e Bepi terrà gli ospiti lontani dal teatro con uno spettacolo presso il Gran Bar del Ponte 5. Dovete ballare o cantare? Ballare, vero? Pronti per la foto? Guardi da questa parte. A bordo proseguono le preparazioni per il buffet di mezzanotte. Frutta abilmente lavorata e delle raffinate sculture di ghiaccio saranno l'attrazione principale. Mentre il comandante si gode il suo tempo libero, Gianfranco continua l'ispezione insieme a Martino, il responsabile della tutela ambientale. Viene controllata la conformità del casinò, dei negozi, della galleria d'arte e della lavanderia. Posso vedere il registro delle pulizie, per favore? Il comandante ha chiesto di ispezionare anche l'impianto di desalinizzazione. Qui vengono prodotte ogni giorno 1500 tonnellate di acqua dolce. Quest'acqua viene utilizzata su tutta la nave. Le piscine e la jacuzzi utilizzano acqua di mare e per evitare il prolificare di batteri indesiderati, ogni piscina viene svuotata e riempita ogni notte. I ballerini in posizione, per favore. Per Bashir è arrivato il momento della resa dei conti. Attilio ha dato il permesso a Paola di cenare con i suoi genitori nel Samsara. Seguendo le indicazioni del comandante in materia di sicurezza, ha richiesto che tutta l'acqua delle piscine venga analizzata. Bianca, l'infermiera, cercherà tracce di contaminanti con gli strumenti del laboratorio di bordo. Le squadre di manutenzione trovano spesso nei filtri delle piscine peli e capelli, lenti a contatto, orologi, gioielli e qualche volta persino delle dentiere. Bianca dovrà anche verificare la presenza di agenti inquinanti. Bepi tiene occupati i passeggeri al bar mentre l'equipaggio riempie il teatro per lo spettacolo. Buonasera. Ciao. Ciao. Anche se è tardi, non tutti hanno smesso di lavorare e molti non potranno assistere allo show. Bisognerà fare un'altra fila, credo. È stato deciso di tenere tutto nascosto alla vista fino a mezzanotte.
quando verranno tolti i veli. Ready? Pronto? Pronto! Buonasera ragazzi! Un bel applauso! Siamo tutti qui riuniti per un fantastico spettacolo solo per voi! Che sorpresa! Bashir ce l'ha fatta. Il cast sembra soddisfatto. Mi è sembrato di dover scalare una montagna. Non ci si crede, dico sul serio. È tempo di presentare il buffet magnifico agli ospiti, che sembrano piuttosto soddisfatti. Fantastico. Grazie. Una volta finito il servizio in sala, tocca allo staff delle cucine occuparsi degli avanzi. Tutto il cibo avanzato viene liquefatto e scaricato in mare, incenerito o stoccato per poi essere scaricato in porto. Le prime ore del mattino sono un buon momento per le squadre di manutenzione, che possono mandare avanti il lavoro, e per gli animatori che si godono un po' di pace e di relax. Ma Paola ha ricevuto una chiamata nella sua cabina e deve occuparsi di uno strano rumore. È la cabina maledetta. Sembra che ogni notte intorno all'una qualcosa cominci a fare un rumore martellante. Ma nessuno sa da dove venga. Anche se sono state fatte diverse ispezioni, nessuno ha ancora capito di che si tratta. In questa cabina è morto un passeggero e da allora è nata questa sorta di leggenda. Mentre gli ospiti si godono le prime ore del mattino a bordo della Costa Serena, il comandante russo ha messo in allerta l'equipaggio. Uno degli ultimi controlli di sicurezza che deve fare prima di lasciare la nave consiste in una esercitazione piuttosto pericolosa, un'evacuazione. Un elicottero militare trasporterà a terra un paziente dall'ultimo ponte in cima alla nave. E anche se si tratta di un'esercitazione di routine, il pericolo è reale. Tenete libera l'aria e tutti stiano in attesa. Richiediamo assistenza medica, passo. Gli ufficiali sul ponte di comando chiamano via radio la guardia costiera per segnalare un'emergenza. Abbiamo un passeggero in condizioni mediche molto gravi. Questa evacuazione viene effettuata ogni volta che un paziente ha bisogno di ospedalizzazione immediata o di cure possibili soltanto in strutture ospedaliere a terra, come un'operazione a cuore aperto. Tutto l'equipaggio deve liberare i vari punti da tutti gli oggetti che potrebbero essere sollevati dal vento e finire tra le pale dell'elicottero. L'elicottero sorvolerà la Serena e il suo equipaggio si occuperà del recupero.
Riuscire ad allineare perfettamente una nave e un elicottero nel bel mezzo dell'oceano non è mai facile, e oggi anche il tempo non è certo d'aiuto. La squadra antincendio deve essere pronta a intervenire in caso di incidente. Se soltanto una parte dell'esercitazione dovesse andare male, potrebbe accadere un disastro. Per la Guardia Costiera si tratta di un'emergenza reale. Alcuni problemi legali riguardanti l'utilizzo di un membro dell'equipaggio come volontario avevano impedito in passato al comandante russo di condurre questa esercitazione. Ma stavolta un membro della troupe di riprese si è offerto volontario, dando così al comandante e ai suoi ufficiali l'occasione che aspettavano da tempo. Mentre l'elicottero si avvicina alla nave, il team medico mette il paziente in attesa. Dovranno essere pronti. Visto il vento, l'elicottero avrà una sola possibilità di agganciare e issare a bordo il paziente. Allineare accuratamente l'elicottero è un'operazione fondamentale. Il paziente è stato agganciato. Ora il team può recuperarlo. Una volta a bordo, il team trasporterà il paziente nel più vicino ospedale a terra. Una manovra di salvataggio perfettamente eseguita da entrambe le squadre. Partiamo di nuovo da servizio. La nave si sta avvicinando a Napoli, una delle città più grandi d'Italia. Si trova tra due aree vulcaniche, il Monte Vesuvio e i Campi Flegrei. Napoli è una delle città più antiche del mondo occidentale e il suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Napoli è anche la città natale del comandante russo, ma oggi non potrà scendere a terra. Per lui è quasi ora di lasciare il comando della nave e deve ancora completare la verifica dei sistemi di sicurezza. Insieme a Christian e a Gianfranco, il nuovo addetto alla sicurezza, ispezioneranno le 26 scialuppe e in particolare le cime che le assicurano alla nave. Anche se il suo contratto è finito, Giovanni, l'addetto alla sicurezza che ha preceduto Gianfranco, è ancora a bordo. Visto che Gianfranco ha preso il suo posto, Giovanni si sta godendo un meritato riposo e ha sfidato alcuni ufficiali a una partita a calcio sul ponte superiore. Paola tornerà a casa tra una settimana, ma non vede l'ora di fare i bagagli. È stata a bordo per 8 mesi e lavora sulle navi da 9 anni. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri e non sa se tornerà a lavorare a bordo. Mi piacerebbe tanto non lavorare più sulle navi. È una specie di trappola. Sembra di vivere in una gabbia. Perché quando sei a bordo per settimane, per mesi, alla fine perdi contatto con il resto del mondo. È impossibile tenere il filo quando lavori per così tanto tempo in mare. Insomma, penso che sia arrivato il momento di smettere e basta. Grazie, ciao. Tutti i marinai sognano in continuazione. Un giorno anch'io vorrei farmi una famiglia, avere dei figli. Quindi prima o poi spero di smettere, di trovarmi un lavoro vicino al posto in cui vivrò. Ma poi penso, oddio, non riesco proprio a immaginare di dover lavorare nello stesso ufficio e di guardare la stessa finestra con lo stesso panorama tutti i giorni. Bepi ha ricevuto diversi elogi per il suo lavoro durante questa crociera, ma sta ancora aspettando la sua promozione. René e Bashir hanno firmato un armistizio. Gli do qualche altra settimana, un'altra possibilità di inserirsi. In fondo è un bravo ragazzo, non farà certo male a nessuno. È così dolce alla fine. Eder si gode la vita di bordo.
Ha ancora 2 mesi di contratto e sta pensando di firmarne un altro. Ciao, papà. Pronto? Telefoni satellitari. Rob, l'assistente al direttore del servizio clienti, ha appena scoperto che dovrà lasciare la nave prima del previsto. La sua partenza è stata riprogrammata e potrà passare le vacanze a casa prima di ricominciare a lavorare su una nuova nave. Torno a casa in anticipo rispetto al programma, ma mi rimbarcherò a Miami, in Florida, dove ho casa. Mi farò la stagione ai Caraibi e avrò l'opportunità di assistere, intrattenere e servire i nostri clienti americani. Attilio si sta assicurando che la serata di gala di commiato del comandante russo resti impressa nei ricordi di tutti. Grazie mille, ragazzi. I fotografi sono stati avvisati. Dovranno chiamare del personale aggiuntivo per il servizio fotografico del comandante di stasera. La preparazione del menù procede senza intoppi. Christian è pronto ad affrontare il maltempo previsto per la serata. Finora è riuscito a tenere lontana la sirena dal Mare Grosso, ma forse stasera avrà bisogno degli stabilizzatori. In teatro, il nuovo spettacolo apprezzerà senz'altro un basso rollio. Paola ha saputo che sul palco il prestigiatore utilizzerà delle vere motoseghe. Pronto? Ciao Attilio, come stai? Il comandante russo è pronto per la sua ultima serata di gala a bordo della Costa Serena. Il suo cameriere personale, Mariano, ha ritirato il suo completo dalla lavanderia. Christian conduce la gigantesca nave da crociera attraverso la tempesta senza problemi. Sexy Night! Ma per chi vuole divertirsi sul serio, c'è la Sexy Night, l'evento in discoteca più popolare tra l'equipaggio. Tutti hanno una gran voglia di lasciarsi andare. Thank you.
La Costa Serena attracca a Savona, una città nota per il suo porto molto affollato. La Serena dovrà imbarcare un nuovo carico di passeggeri, ma oggi a bordo non saliranno soltanto dei villeggianti. Sul Ponte Zero arriveranno anche diversi nuovi membri dello staff. La maggior parte di loro probabilmente non ha mai lavorato a bordo di una nave prima d'ora, ma avranno poco tempo per orientarsi, visto che dovranno iniziare a lavorare immediatamente. Per il comandante russo è quasi giunto il momento di salutare. In un'ora più o meno. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Tra poco la Costa Serena sarà in nuove mani e il comandante tornerà nuovamente a indossare abiti civili. Kerry, la sua fidanzata, sa bene quanto sia difficile per lui lasciare il suo team. Ormai sono diventati una famiglia per lui. Quando si va via si prova sempre un misto di felicità e tristezza. Ogni volta che si lascia una nave si lascia sempre a bordo un pezzetto di sé. Ciao, ciao. Il nuovo comandante Paolo Bernini è salito a bordo. Il passaggio di consegna tra comandanti è una questione seria. Insieme devono recarsi all'ufficio portuale per sbrigare l'iter burocratico. Sobbarcarsi la responsabilità di oltre 5.000 persone e di una nave di molte centinaia di milioni di euro è una questione da non prendere mai sotto gamba e con una prassi legale ferrea e severa. A bordo della nave, la giornata di Attilio ha preso una brutta piega. Ha appena saputo che a causa di una forte tempesta a terra, i passeggeri che dovevano sbarcare non potranno lasciare il porto. Le strade sono state quasi tutte chiuse. Ora che cosa dirò agli ospiti? La nave è piena di ospiti che non sanno dove andare. Il tempo è ulteriormente peggiorato e sembra che non ci saranno mezzi di trasporto a disposizione fino a domattina. Sono bloccati sulla nave. Sistemare tutti a bordo è un problema molto serio, ma nessuno degli ospiti ha una soluzione alternativa. È tempo di chiedere rinforzi. Viene richiamato anche il personale non in servizio. Attilio ha bisogno di tutti i suoi uomini. I cuochi si preparano a sfamare gli ospiti in più. I nuovi croceristi arriveranno tra poco e la Serena dovrà occuparsi di molti più passeggeri del solito. Il team sta cercando una soluzione. Per il comandante russo è il momento di lasciare la nave. È stato informato del problema, ma ha già firmato il passaggio di consegne al capitano Bernini e ormai non può fare più nulla. Buon lavoro e ci vediamo. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. 150 passeggeri circa. Il comandante Bernini ha scelto una brutta giornata per iniziare il suo periodo di lavoro. I passeggeri in più non sanno ancora dove andare. Non possono sbarcare, mentre i nuovi ospiti sono appena arrivati. Hanno attraversato una tempesta di neve, sono stanchi e affamati e non vedono l'ora di andare in cabina. Troppa neve, troppa pioggia, un disastro. 2 ore in mezzo alla tempesta di neve. Per quanto grande possa sembrare, la Costa Serena non può ospitare allo stesso tempo i passeggeri di 2 crociere. Se l'equipaggio non farà qualcosa e in fretta, potrebbero nascere seri problemi di sovraffollamento. Attilio e lo staff dell'ufficio centrale hanno deciso di fare qualcosa che non è mai stata fatta in precedenza. Invieranno un'altra nave direttamente dal bacino di carenaggio per poter ospitare i passeggeri della crociera precedente che non hanno dove andare. La costa atlantica diventerà così un albergo galleggiante per permettere agli ospiti della Serena di passare la notte a Savona. La Atlantica è in viaggio, ma nel frattempo gli ospiti aspettano colmi di frustrazione. L'equipaggio è stato avvertito del piano e il suo compito è cercare di intrattenere al meglio i passeggeri fino all'arrivo della nave. Gli animatori sono a pieno regime. Le cucine fanno i doppi turni. Il personale è sotto stress. La costa atlantica arriva appena in tempo. Gli ospiti della crociera precedente vengono fatti sbarcare e portati sulla costa atlantica, che sarà la loro casa per questa notte.
I loro bagagli devono essere trasferiti nel minor tempo possibile, in modo che la Serena possa ripartire col suo nuovo carico di ospiti. La crisi è finita. I nuovi passeggeri si sono sistemati a bordo, mentre i precedenti vengono portati in salvo sulla costa atlantica. Nessuno, a parte Attilio e il suo staff, si è reso conto di quale incubo logistico sia stato questo contrattempo. La Costa Serena finalmente lascia il porto di Savona e inizia un nuovo viaggio. Sono stati mesi densi di avvenimenti per questa supernave da crociera. L'equipaggio ha accolto migliaia di passeggeri provenienti da ogni parte del mondo. Non sono mancati nemmeno il tempo cattivo e qualche decesso a bordo. La Serena è una casa e un luogo di lavoro diverso da ogni altro. Datevi una regolata. È così che va su una nave. Una città galleggiante dove la fatica e i drammi sono una presenza costante. Non sai niente, ragazzo.